Alleluia, buonasera a tutti, di alla persona che è accanto a te, che bello stare con te qui stasera, che bello stare a casa con te. Alleluia, dobbiamo sempre avere questa idea che la Chiesa è una casa e tu ti devi sentire a casa, perché questo posto è casa tua. Tutto quello che è di Dio è tuo, tu sei coerede in Cristo Gesù, ti devi sentire a casa, ti devi sentire a tuo agio. È importante per noi cristiani riconoscere la nostra identità di figli di Dio. E quindi questo posto non ti deve essere scomodo, ma ti deve essere comodo, devi sentirti a tuo agio. Quando tu non ti senti a tuo agio in questa casa, il problema è tuo, che sai che hai preso una buca, ok? E a maggior ragione devi venire a casa e lasciarti fasciare le ferite. Bene, questa sera, come vi avevo già preventivato domenica, avremo affrontato un discorso che dissi che era quello dei talenti, ma nello specifico non è la parabola dei talenti, ma è la parabola del seminatore. Uno produce il 30, dice questa parabola, uno produce il 60 e l'altro il 100. Quindi se mettiamo già il primo verso, voglio che tu dici alla persona, al fratello, alla sorella che è accanto a te, tu sei insieme a me un collaboratore di Dio. E infatti Paolo nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 3, il verso 9, dice: noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Che siamo noi? Collaboratori di Dio. Questo significa che quando uno è collaboratore, che cosa significa? Che il lavoro non lo fa da solo, ma lo fa insieme a qualcun altro, insieme ad altri. E questo qualcun altro questa sera ha un nome che si chiama Gesù, e questo nome e questo lavoro che tu lo fai perché sei, lo fai in collaborazione con lo Spirito Santo. E quindi dobbiamo in un certo qual senso togliere di dosso certi pesi, certe fatiche. È come se io non riesco a fare lode d'orazione, io non riesco a fare questo, non ce la faccio, è più forte di me, no? Quante volte l'abbiamo detto? 10 minuti fa. Invece no, tu sei un collaboratore, lo dice la scrittura, quindi mettiti d'accordo con lo Spirito Santo e fallo insieme. Amen. Dio è colui a cui dobbiamo rendere conto, e tutti i suoi servitori non sono altro che collaboratori. Quanti di voi sono servitori di Dio? Per alzata di mano? Solo 3? Ah, 4, 5, 6, 7, tutti? Bene, allora se siamo servitori di Dio siamo anche collaboratori. Che cos'è? L'abbiamo detto, cos'è collaborare? Lavorare insieme dove? Nella vigna di Dio, nel campo di Dio. Qual è la vigna di Dio? La Chiesa. E per usare un'altra immagine, che lavorano insieme, dice qui Paolo, nello stesso edificio. Avete mai visto voi un'azienda? No, un edificio dove all'interno c'è un'azienda che tutti sono proprietari, o sono tutti a fare le fotocopie, o sono tutti addetti alle public relations, sono tutti addetti, no, in un edificio, in un'azienda ognuno ha il suo compito, ma in armonia l'azienda funziona. Ecco, così è anche la comunità, la Chiesa, no? Dobbiamo riconoscere che è una grazia immeritata quella che noi facciamo. Il tuo lavoro nel campo di Dio, il tuo lavoro nella Chiesa di Dio è una grazia immeritata. La Scrittura dice che Dio non si è scelto qualcuno che è preparato, ma si è scelto qualcuno che è stato ubbidiente alla chiamata. E quindi se tu lavori nella Chiesa e lavori per il Regno di Dio, questa è una grazia. E tutto quello che succede, che accade, è perché Lui lo vuole, lo fa cadere attraverso di te. Dì alla persona accanto a te: sei solo un canale, sei solo un ponte tra il cielo e la terra. Stop. Ma è importante, digli stop. Digli stop. È Lui che lavora attraverso di noi. Quindi dobbiamo smettere di cimentarci e dire: Signore, cosa posso fare per te? Signore ti risponde: ubbidisci, perché io voglio lavorare attraverso di te. E dobbiamo leggere una parabola che si trova in Matteo capitolo 13, no?
che conosciamo tutti. Dice: in quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso il mare e una grande folla si radunò intorno a lui. Così egli, salito sulla barca, vi sedette, tutta la folla stava sulla riva. Gesù stava in casa ed è uscito di casa. Allora, noi non abbiamo il mare, ma abbiamo una splendida villa. È l'unico paese Acquaviva dove la villa non si chiama villa, sappiatelo, ma si chiama giardino, perché in tutti gli altri paesi si chiama villa comunale, ma noi abbiamo il giardino, anzi ne abbiamo due, giardino vecchio e giardino nuovo, a voi la scelta. E immaginiamo che noi usciamo di casa e andiamo nel nostro giardino e la gente incomincia ad avvicinarsi. Perché? Perché la gente si è avvicinata a Gesù? O forse Gesù voleva dire qualcosa? Avete mai visto quando ci sono i comizi nel giardino, nella villa? La gente si avvicina perché è pronta ad ascoltare quello che il relatore vuole comunicare alla folla. Ed egli insegnò loro, ripeti con me, molte cose. Ma le insegnò in parabole, dice la scrittura. E dice: il seminatore uscì a seminare. Quanti di voi vogliono seminare? Amen. Quanti di voi vogliono seminare? Forza. Allora, visto che tutti avete alzato la mano, di alla persona accanto a te: se vuoi seminare, devi uscire. Non puoi seminare dentro casa. Quindi il seminatore, dice la scrittura, uscì. Per seminare tu devi uscire, uscire dalla tua zona di comfort. E non solo, se vuoi seminare devi uscire fuori da quella situazione mentale, no? Che magari, no, quello non può e quello non la può ascoltare, quello è così. No, è meglio che non esco a seminare, perché magari quello, no, quello appartiene a quello. No, ma che semina fa? No, ma se semino poi devono vedere la mia vita. No, ma mi vergogno, no, ma... E poi devono dire che sono evangeli. No, dai, non esco a seminare. Questo è tutto quello che accade nella nostra mente che ci impedisce di seminare. Vero oppure no? Dobbiamo uscire fuori da questo recinto. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada e gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi dove ne aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo, ma levato il sole fu bruciata e non avendo radici inaridì. Un'altra cadde tra le spine, le spine crebbero e la soffocarono, e un'altra cadde nella buona terra e portò frutto dando il 100, il 60, il 30%. Chi ha orecchi oda. Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero: perché parli loro in parabole? Ed egli rispose loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Ora, Gesù parla in parabole. Se voi continuate a leggere il capitolo di Matteo 13, seguiranno altre parabole, tipo quella delle zizzanie e il grano. Ma davvero Gesù stava dicendo, cioè davvero il senso di questa parabola era che il seme cadde nel luogo roccioso e il seme cadde nelle spine? Era veramente questa? Era questo il messaggio? No? Avete mai visto un seminatore che prende il seme e lo butta tra i rovi, tra le spine, o lo butta sull'asfalto? Avete mai visto un seminatore fare una cosa del genere? E perché Gesù ha parlato così? Perché? L'altra domanda è: ma perché Gesù parlava in parabole? Ce lo siamo mai chiesto? Ve lo siete mai chiesto o no? Chi mi sa rispondere? Nel frattempo mi dà tempo di bere un po' di acqua, che siamo in un luogo arido. Oppure? Quindi diciamo, rendere la parabola era un modo per rendere il messaggio abbastanza accessibile e semplice alla maggior parte della folla? Può essere questo? Può essere? Ci sta, no? Che dite? Ci sta.
Le parabole in effetti erano un'arma a doppio taglio. Da una parte esse avevano un linguaggio semplice, come avete detto voi, vero? Ed erano facilmente comprensibili. Ma dall'altra parte avevano un significato spirituale profondo. E che richiedeva uno sforzo da parte dell'ascoltatore per essere compreso. Avete capito perché Gesù parlava in parabole? È come se volesse dare una divisione alla folla. Tac! Vediamo chi comprende il senso carnale e il senso spirituale. Il senso carnale è facile, il senso spirituale hai bisogno di sforzarti un po' di più. Tu, la parola di Dio, che senso vuoi trarre? Quello che leggi, no? Il significato verbale o il significato più profondo, quello spirituale? E di conseguenza il pubblico, ecco come avevo detto, il pubblico si divideva tra chi riteneva di aver ascoltato solo una bella storia e chi invece, considerando le parole di Gesù davvero importanti, si applicava per comprendere l'insegnamento spirituale che Gesù voleva impartire. E quindi questa sera è questo che ti porto a far comprendere. Tu quando vieni qui, vieni per ascoltare una bella storia o vieni per ascoltare un qualcosa di profondo che impatta il tuo cuore e ti cambia la vita? Perché molti vengono qui ad ascoltare una bella storia d'amore. Qualche volta, qualche altra volta qualche bella storia thriller, dipende dal messaggio. Ma quando Gesù parlava apertamente delle cose riguardanti il regno di Dio, che accadeva? Molti lo rifiutavano, perché non avevano fiducia che egli fosse davvero il Messia, ok? Vi ricordate che anche i suoi, alcuni dicono, ma chi credete che io sia? Cosa dice la gente che io sono, no? E purtroppo la maggior parte di loro rimanevano insensibili, anche quando ascoltavano le parabole, perché queste non suscitavano dentro di loro una riflessione profonda. Quante volte abbiamo ascoltato un messaggio che non ci ha nemmeno toccato? O l'abbiamo respinto? Quante volte è successo? No, non è per me. O quante volte in un messaggio predicato da una qualsivoglia, fratello, sorella, ci impegniamo a capire, ma a chi si sta riferendo il pastore con questo messaggio? A chi vuol parlare? Bene, ti rispondo, a te, ascolta. Solamente a te, ascolta. E in questo senso le parabole avevano il solo effetto di renderli ancora più duri. Dice la scrittura, affinché vedendo non vedono e udendo non comprendono. Le realtà spirituali delle parabole erano e sono per loro inaccessibili, proprio a causa della durezza del loro cuore. Se tu hai il cuore duro, le cose spirituali non le puoi comprendere. In altri passi Gesù dice, voi non avete il senso delle cose di Dio. Le cose di Dio non si comprendono con il cuore, non si possono comprendere con la mente, ma le cose di Dio si comprendono con lo spirito. E quindi se sei duro ad accettare quello che ti viene predicato, per te sarà una bella storiella d'amore e nient'altro. Quando esci fuori finirà, saprai sicuramente, sarai in grado di raccontarla, sarai in grado di ricordarla come storia, la storia di Abramo, la storia di Mosè, la storia di Noè, ma non avrai compreso il senso spirituale e non avrai permesso a quella parola di fare breccia nel tuo cuore e di cambiare la tua vita. La parola di Dio è una spada a doppia lama, dice la scrittura, capace di dividere le midolla, no? Lo sapete questa scrittura? Questa spada serve per tagliare la nostra carne, per uccidere la nostra carne e dare una netta separazione, lo vedremo più avanti, tra i farisei e coloro che volevano ascoltare il messaggio di Gesù in profondità. Per i contemporanei di Gesù stava accadendo qualcosa di analogo. Coloro che lo stavano rifiutando come Messia
non riuscivano a comprendere i suoi insegnamenti relativi al regno di Dio, neanche attraverso uno strumento semplice, quale la parabola, che avrebbero dovuto invece favorire la comunicazione delle realtà spirituali attraverso questi esempi. Ma invece sarebbero stati così alla loro portata, ma non hanno accettato, hanno rifiutato. E avendo rifiutato Gesù, pur avendo orecchie e occhi, non riuscivano a sentire e non potevano vedere. Infatti Gesù dice: chi ha orecchie, oda. Cioè, tu ce li hai le orecchie, sei tu che non vuoi capire, sei tu che non vuoi udire, tu ce li hai gli occhi, sei tu che non vuoi vedere. Quante volte vi capita di ricalcitrare sempre contro il pungolo, dove gira e gira e sempre là è, e Gesù dice: ma sei tu che non vuoi capire. Sai, ci sono delle persone che mi contattano e mi dicono: pastore, ma non c'è via d'uscita, io non vedo nessuna via d'uscita. E io gli ripeto da una vita intera che la via d'uscita c'è, ed è una, si chiama Gesù, sei tu che non la vuoi prendere. E qui non ci vuole parabola per insegnare questo, è proprio classico, limpido, lampante, no? E solo coloro invece che avevano una buona considerazione di Gesù avrebbero prestato la giusta attenzione. Allora la domanda è: qual è la tua attenzione nei confronti di Gesù? Chi è per te Gesù? Perché se tu hai una buona considerazione di Gesù, beh, allora io ti dico, tu ti lascerai influenzare dalle sue parole e non ti fermerai semplicemente nell'ascoltare, ma a casa tu andrai in profondità a capire: ma Gesù, cosa mi volevi realmente dire? Sai, molte volte noi vogliamo comprendere il carattere di Cristo e come si muove Dio facendo un 2 più 2, no? Con la scrittura: ma se qua è così, quindi questo è così, allora questo così, ho mangiato, dama. No, non è così la scrittura. Ho reso l'idea? Dobbiamo entrare nello spirituale, perché la rivelazione, l'interpretazione della Bibbia c'è. Volete sapere come? La Bibbia si interpreta con la Bibbia stessa. La scrittura si interpreta con la scrittura stessa. Non c'è da fare nessun, questo lo metto qui, ecco, adesso si è incastrato per bene e quindi la mia mente lo accetta. Ok, accendiamo. No, non è così. Solo coloro che avevano una buona considerazione di Gesù, come abbiamo detto, avrebbero prestato la giusta attenzione ai suoi insegnamenti e sarebbero arrivati a comprendere il significato più profondo. Ecco perché Gesù utilizza l'espressione: chi ha orecchie per udire, oda. Ma quante volte l'abbiamo ascoltato? Quante volte ci è ritornato questo piccolo passaggio? Chi ha orecchie per udire, oda. Ma cosa vuoi dire? Ce li ho le orecchie, Gesù, ci sento bene, perché me lo dici? Gesù sta dicendo: tu devi ascoltare non quello che tu vuoi ascoltare, ma quello che io ti voglio dire. Quelle sono le orecchie. Mentre la maggioranza avrebbe ascoltato senza capire. Quante volte te ne vai dalla chiesa e quante volte dici in maniera automatica, ma nemmeno senza spingere il bottone, amen, 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 ma in realtà non hai capito il significato. Attenzione, che non ho bisogno di sentire amen per dire: ah ok, è giusto, ah ok, allora l'hanno recepito. L'amen non deve essere un qualcosa di automatico, l'amen vuole essere un qualcosa che ti ha colpito il cuore. Amen, Signore, lo sento, è così, adesso lo sento, questa parola sta creando qualcosa dentro. Invece entriamo in una sorta di sistematicità, amen, amen, e quasi quasi ce ne usciamo fuori, passa una persona, anziché dirgli ciao, diciamo amen, ah no, sono uscito dalla chiesa. Mi sono reso conto che sono uscito dalla chiesa, scusa Signora, volevo dirti ciao. E come dicono molti ministri, usciamo fuori dalla chiesa e cambiamo discorso, anziché parlare, cambiamo linguaggio, anziché parlare italiano, noi abbiamo un nuovo linguaggio, si chiama evangelichesi. Facciamo vedere che conosciamo la Bibbia a memoria, ma non l'abbiamo per niente vissuta. Cosa serve? E qui si applica: chi ha orecchie per udire, oda.
La maggioranza ascolta senza capire a causa del proprio cuore insensibile. Coloro che stavano riponendo la fiducia in Gesù invece avevano tutti gli elementi per comprendere ciò che Gesù stava dicendo e avevano tutta la predisposizione per cogliere le realtà spirituali a cui Gesù alludeva attraverso le parabole. La domanda che ti faccio questa sera è: hai un cuore sensibile per Gesù? Sei disposto? Sei predisposto? Perché solo la tua sensibilità di cuore ti permette di captare le realtà spirituali quando Gesù ti parla. Hai riposto la tua fiducia in Gesù? Perché se hai riposto la tua fiducia in Gesù, quando Lui ti parlerà, tu ubbidirai. Altrimenti non è così, sei insensibile e sei duro di cuore. In sostanza, non c'era niente di difficile per chi era davvero intenzionato a comprendere. Questo era il motivo perché Gesù si esprimeva in parabole. E nel capitolo 13, proprio la prima parabola, era la parabola di un seminatore che seminò il suo seme in quattro diversi tipi di terreno. Ma stava dicendo veramente che erano quattro tipi di terreno, chiesa? No! Non esce un seminatore e dice: oggi semino sull'asfalto, vediamo che succede. No, quei quattro tipi di terreno che cosa erano e che cosa sono? Quattro differenti persone, quattro tipi di cuori differenti. Il primo era la strada battuta, terreno. A una disposizione di cuore c'è un risultato. Chiesa, ti sto predicando sulla parabola del seminatore non per farti comprendere i quattro cuori diversi, perché pare ne abbiamo abbondantemente parlato, ma per farti comprendere che quando semini ti puoi aspettare quattro risultati. Stai tranquilla e stai tranquillo, ok? Non ti agitare. E questo è il senso. Quindi quando tu vedrai degli uccelli che mangiano il seme, avrai di fronte un cuore che assomiglia ad una strada battuta, un terreno, no? Come dice il verso, no? Ok? E quindi arriveranno gli uccelli e mangeranno questo seme. Quando invece abbiamo i luoghi rocciosi, no? Quindi quella poca terra sopra e poi sotto la roccia, accadrà un risultato, che il seme germoglierà. Ma non avendo radici profonde, quando uscirà il sole, brucerà la piantina. Poi abbiamo il terzo terreno, che è quello delle spine. Come ti accorgi che quello che tu stai seminando è finito in un terreno pieno di spine? Perché il seme germoglia, ma è soffocato. E poi abbiamo, grazie a Dio, la terra buona. Dove c'è terra buona, quel seme necessariamente deve produrre un frutto. Allora, giustamente, Giulia, che vuol vedere le cose chiare, dice: quindi, pastore, noi che stiamo tutti qui, ci hanno seminato il seme nella terra buona, perché stiamo qui, siamo in chiesa, è giusto? È così? No, non è così. Perché non possiamo incastrare tutte queste cose, perché abbiamo persone che vengono qui ma ascoltano e basta. Il seme produce un frutto e il frutto è un riflesso di Galati 5. Il frutto di questo seme produrrà un cambiamento nel tuo carattere, nelle tue abitudini. Lì si vede se la terra è buona. Ma se tu vieni in chiesa e fai sempre le stesse cose, che terra buona? Il seminatore butta il suo seme
senza risparmio e senza distinzione. Noi abbiamo annotato e abbiamo già affrontato questo discorso, no? Noi seminiamo senza guardare in faccia le persone. Non butti il seme dicendo, ma tanto è quello in cuore, risparmio il seme. Ricordati, chiesa, il seme non lo hai pagato, quindi non lo risparmiare, buttalo. Non risparmiamo il seme, buttalo, non costa niente. Il seminatore non sceglie il terreno. Noi non valutiamo quando dobbiamo seminare, non vediamo se è ricco e povero, se c'ha la Ferrari oppure no, se c'ha le scarpe all'ultimo grido oppure no, se è favorevole, se è buono, se è adatto, non adatto a venire in chiesa. Sai, non me lo vedo quello in chiesa. Noi non facciamo queste cose. Certe volte diciamo, no, lascia stare, non vale la pena seminare. Ah, quello no, non parlare. Magari quella è proprio la persona che c'è il cuore come il terreno, pronto, buono, della persona che accetta Gesù, viene in chiesa e ti fa un cambiamento incredibile. La seminagione avviene ovunque e in maniera indiscriminata. I primi tre quarti del racconto sono la storia di un ripetuto fallimento, no? Quattro semine, tre fallimenti, uno buono. Quattro versetti dedicati all'insuccesso e uno solo per descrivere il raccolto. Tre gesti sprecati, tre fallimenti su quattro tentativi. Cominciate a ragionare. La fiducia nella forza della parola e nei gesti del seminatore è una fiducia che non pretende che il seme cresca sempre e ovunque. Ok, chiesa? Ma piuttosto quella di credere che da qualche parte sta dando frutto. Non c'è ragione di scoraggiarsi, ok, fratello? Ok, sorella, non ti scoraggiare e ancor meno non dubitare della presenza del regno, della presenza di Dio quando stai nelle tre fasi di fallimento. Non dubitare. Guardare al di là dei fallimenti. Tu devi andare oltre i tuoi fallimenti, devi andare oltre la realtà che percepisci ad occhio nudo. E andare oltre i fallimenti permette di accorgersi che anche se ci sono smentite, insuccessi, fallimenti, il regno è già efficace. E nonostante l'apparente fallimento, una cosa è sicura, l'esito finale è garantito. Quindi stiamo sereni quando seminiamo. Quello che nell'agire di Dio può apparire come uno spreco, e in realtà, e qua voglio che si intenerisce un po' il tuo cuore, quello che apparentemente possa sembrare uno spreco di seme, in realtà non è uno spreco di seme, ma è una sovrabbondante quantità d'amore che Dio riversa su ovunque e su chiunque. Vi ho detto prima, non abbiate paura di buttare seme, non è uno spreco. Ok? Quindi non aver paura di sprecare questo seme, perché la rivelazione di un Dio che solo la croce, attraverso la croce di Gesù si potrà vedere, riuscirà a svelare alla fine completamente tutta l'opera. Molto spesso noi siamo sommersi dagli interrogativi, no? Riguardo alla fatica sprecata. Pastore, è una vita che sto dietro. Ci mettiamo così, certe volte non ve ne accorgete, anche se state al telefono con me, io vi immagino quando parlate, dite, pastore, non ce la faccio più, sono stanco. Aspetta che lo devo fare con due mani. E molliamo. E io già vi immagino così, che voi già state facendo così. E io ti voglio tranquillizzare stasera.
Non c'è ragione di scoraggiarsi. Non ti scoraggiare, non dubitare. Dio c'è, tranquilli. A volte ci scoraggiamo perché vediamo dei risultati modesti, a volte gli sforzi a vuoto, con la costante preoccupazione del risultato. E quando germoglierà? No, vogliamo subito noi far quadrare la situazione, perché noi abbiamo la nostra mente che è così, no? Qui è diverso. Nel seminare non è così, e c'è qualcosa di diverso. Perché la tua fatica non è premiata dal successo raggiunto. L'impegno che tu ci hai messo non è ripagato dall'esito positivo. Vuoi sapere dove sta il tuo risultato bello? Vuoi sapere dov'è il tuo risuccesso? Lo vuoi sapere dove sta il tuo successo? È che tu sei uscita di casa e hai seminato. Lì sta il successo. È proprio lì il successo. Mentre noi lo stiamo aspettando alla fine. No, il tuo successo è che ogni giorno esci a seminare. Amen. Qua ci sta un amen. Salute. Il successo è già presente nell'insuccesso. Il presente va inteso e compreso nella sua apparente mancanza di logica e di significato. Poi Gesù, dopo aver detto quella parabola, non solo la racconta con un linguaggio semplice, ma la spiega pure. E vediamo. Voi dunque ascoltate che cosa significa la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno, gli uccelli. Vedete come cambia il discorso? Gli uccelli nella parabola, nella spiegazione, viene il maligno. Vedete come una persona che non sta nello spirito dice: ma cosa c'entra l'uccello col maligno? Chiaro? Viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Nel cuore? Ma se stava parlando di semina, per terra, l'asfalto, la strada, ma che c'entra? Vedete come cambiano? Questo è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. E quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia. Però non ha radici in sé ed è di corta durata. E quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola, è subito sviato. Il discorso che faceva Antonella. Noi siamo messi a dura prova, la nostra fede è messa a dura prova, e lì si vede il tuo cuore qual è. E noi subito sviamo perché è troppo duro, torniamo subito indietro, ritorniamo a rotolarci nel fango, dice la scrittura. E quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola, poi gli impegni mondani e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa. Gli impegni mondani. Ma io non è che posso stare sempre in chiesa, io... Cioè, io ho anche bisogno del... Cioè, voglio dire, io devo... Cioè, siamo in chiesa, non so, la tenda devo mettere. Gli impegni mondani, attenzione. Quarto. Ma quello che ha ricevuto il seme in terra buona è colui che ode la parola e la comprende. E gli porta del frutto. Chi porta del frutto? Egli porta del frutto. E così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. Era questo il messaggio che volevo portarvi. Io mi sono, come dire, espresso male dicendo i talenti, ma era l'espressione di un frutto. Tu devi esprimere un frutto, si deve produrre, deve necessariamente produrre un frutto la tua vita con Gesù. Che possa essere il 100, il 60, il 30, ma ci deve essere un frutto. Qua la scrittura e Gesù non dice chi è il seminatore. Parla di un seminatore.
possiamo essere certi che il seminatore può essere anche lui. Ma la domanda che ti dico è perché tu? No? Chi porta il messaggio del regno è un seminatore. E Gesù spiega che il seme è la parola del regno, e laddove i vari tipi di terreno rappresentano coloro che ascoltano il messaggio. E adesso l'ascoltiamo, lo andiamo a sviscerare. La strada battuta lungo la strada raffigura gli uomini che rifiutano di accettare il messaggio. Costoro odono il Vangelo ma non lo comprendono, non perché non possano, ma perché non vogliono. Quante persone senti: ma Gesù, per favore, fermati. La prima cosa che ti chiedono è: sei testimone di Geova? Tu gli dici no, ma non ne voglio sentir parlare lo stesso. Basta così. Io sono nato cattolico e morirò cattolico. Una cosa gli rispondo io: è sicuro, morirai. Come? Non lo sappiamo ancora. Se cattolico oppure no. Questo noi abbiamo come esperienza. Noi vogliamo parlare di Gesù, noi vogliamo portare una speranza, e vediamo subito questa mano a mo' di paletta con la scritta stop, fermati, non andare oltre. Ti ho messo una linea gialla, non oltrepassare quella linea. Quelle persone sono persone, non è che non vogliono, cioè che non possono ascoltare il Vangelo. Ehi, fratelli e sorelle, non vogliono, quindi non è un problema tuo, rilassati, non ti fare troppi problemi. Piuttosto prega per quel cuore, perché può cambiare. Dio ha la capacità di cambiare i cuori di pietra in cuori di carne. Preghiamo. Ci potrà essere una nuova stagione per cuore, per quel cuore, no? Come i vari terreni, no? Cioè ogni stagione cambia proprio per far così. Ci può essere una nuova stagione. Adesso te l'ho rifiutata la parola, stai tranquilla, prega. Gli uccelli sono un'immagine di Satana. Egli porta via il seme dal cuore di questi uditori, cooperando con loro nella sterilità che essi stessi hanno scelto. I farisei erano degli uditori e basta. Ascoltavano Gesù, ma non credevano nemmeno che era il Messia. L'hanno preso per un impostore, per un malfattore, per un bestemmiatore, un calunniatore. Mentre quando Gesù parlava dei luoghi rocciosi, pensava a quel sottile strato di terra che copre una superficie rocciosa. Essa rappresenta chi ascolta la parola e risponde con gioia, dice la scrittura, in un primo momento. Ma il seminatore può essere inebriato dal fatto che la sua predicazione è coronata dal successo. Quante volte abbiamo predicato e sembrava che quella persona era felice ascoltarti. Pastore, ascoltato, era... Ok, e poi? E il frutto? Dove sta? Perché? Quante volte ci fanno anche gli applausi? Brava, bravo, Gesù, Dio, brava. Ti fanno come tu giri le spalle e dici sì, ha ascoltato. E poi? Chiamami se hai bisogno. E Telecom Italia, il cliente da lei chiamato non è raggiungibile. Presto impariamo una lezione più profonda da questo modo di seminare, che non è bene che il messaggio sia accolto tra sorrisi e applausi. Non è detto, perché è accolto tra sorrisi e applausi vada a buon fine con un frutto. Prima che ci deve essere la convinzione di peccato e la contrizione e il ravvedimento, poi ne parliamo. Molte persone sanno, conoscono Gesù, ma non si lasciano toccare. Rimangono nella loro posizione. Per il ricercatore della fede è molto di più promettente incamminarsi in lacrime, no, verso questo calvario, che avanzare invece in un percorso a cuore leggero e senza disinvoltura. E lo strato di terra poco profondo genera una fede superficiale, che non ha spazio per far affondare queste radici. E quando la fede poi è provata dal sole cocente, e quindi la tribolazione, la persecuzione, queste persone decidono che non ne vale la pena e quindi rinnegano ogni professione e sottomissione a Gesù. Io non vengo più
in chiesa sono quelle persone che hanno ascoltato questa parola, ma il loro cuore era un terreno sottile sottile, ma sotto era pieno di breccia. Quante volte abbiamo detto: ehi, io non vengo più alla chiesa, come se stessi facendo un favore a me. Mi dispiace che vai via, però mi spiace. La terra ricoperta da spine rappresenta quella categoria di persone che ascolta la parola in modo superficiale e quindi in apparenza sembrano dei veri cristiani, ma dopo qualche tempo il loro interesse è soffocato dalle preoccupazioni mondane. Non ce la faccio a pagare l'affitto. Non ce la faccio, come posso fare? Pastore, prestami. Allora non mi presti? Non ci vengo più in chiesa. Persone che si lasciano strappare, soffocare la fede da queste cose mondane. Sono finiti i soldi, non ce la faccio a pagare, ho le scarpe bucate, la bolletta così, la bolletta colà. La domanda è: ma Gesù in tutto questo cosa c'entra? Cosa c'entra Gesù con le bollette? Anzi, se non riesci a pagare la bolletta, di Signore grazie, mi stai dando un'opportunità di sperimentare quando tu sei grande, perché io so che tu provvederai e la tua fede crescerà. Può Dio lasciarti in mezzo a una strada? Hai riposto la sorte nelle mani del Signore? Vai. Non c'è frutto per Dio nella loro vita. In queste persone che sono prese dalla mondanità non c'è frutto. E possono stare una vita, ma non ne porteranno mai frutto. Infatti, quando parliamo di frutto parliamo di loro cambiamenti. Infatti tu vedi queste persone sono sempre le stesse, di anno in anno, non cambiano mai. Fanno soffocare tutto. E poi la terra buona rappresenta il vero credente. Quanti di voi sono veri credenti per alzata di mano? Quanti di voi hanno il cuore buono? Solo due, forse tre, possibile. O che tu cuore hai? O che tu cuore hai stasera? Che cuore abbiamo? Il vero credente ode la parola con cuore aperto e la comprende perché ubbidisce a ciò che ode. Sai perché porti frutto buono? Perché sei ubbidiente a quello che Dio ti dice. E questa è la verità. Sebbene non tutti i credenti producano la stessa quantità di frutto, 30, 60, 100, e qua arriviamo al punto, però tutti dimostrano almeno il fatto che lo producano. E dal produrre a non produrre è meglio chi produce. Il frutto rappresenta, molto probabilmente, quella manifestazione che Paolo usa in Galati 5, del frutto dello Spirito. Che cosa voleva dire tale parabola allora alla folla? Senza dubbio la metteva in guardia contro il pericolo di udire senza ubbidire. Essa costituiva altresì, ed è il messaggio che voglio lasciarvi questa sera, un incoraggiamento a ricevere la parola con sincerità e a dimostrarlo portando frutti per Dio. Quando tu non stai portando frutto, stai dicendo e stai dimostrando che in tutto quello che hai ascoltato finora non l'hai ascoltato con sincerità. L'hai ascoltato così, ma è andato via. Non hai dato peso. Non ti sei fermato a succhiarne la linfa, non ti sei soffermato a dire: Gesù, ma cosa vuoi dirmi veramente? E soprattutto quando Gesù ha parlato tu non hai ubbidito a quella voce. In quanto invece ai discepoli che stavano con Gesù, questa parabola intendeva anche preparare i suoi discepoli
sia i seguaci futuri al fatto che potevano trovarsi di fronte a tre fallimenti lungo la strada, luoghi rocciosi e spine. E lo stesso vale per noi. Gesù vuole dirci: stai tranquillo, perché pochi ascoltano il messaggio. È normale, pochi lo ascoltano, pochi portano frutto. Essa risparmia ai servitori fedeli di Cristo quella illusione delusione, la chiamiamo così stasera. Dice: ma perché? Ma perché? Perché? Rilassati, non è la stagione. Prega per quella persona. Noi abbiamo l'illusione che tutto il mondo si convertirà grazie alla diffusione del Vangelo, è vero? È così. Altrimenti a che cosa serve l'inferno? Se tutto il mondo si convertirà. È nei nostri cuori che sia così, ed è un buon atteggiamento. E poi abbiamo l'altro insegnamento, e arrivo alla fine. Questa parabola avverte noi discepoli di tre grandi oppositori del Vangelo. In tutti e tre i terreni abbiamo tre oppositori del Vangelo. Uno, gli uccelli, Satana, il maligno, non ti lasceranno seminare tranquillamente, sappilo. Due, la carne, la carnalità, il sole che brucia, la tribolazione, la persecuzione. Tre, il mondo, gli impegni mondani, le ricchezze, il vivere per avere qualcosa. E alla fine di tutto ciò i discepoli arrivano finalmente a farsi un'idea di tutti gli utili, no? Investimenti che hanno fatto nel seminare. E dice: il 30, il 60, il 100%. In realtà non esiste alcun modo di calcolare l'entità della rendita di una singola vera conversione. È vero o no? E la parabola afferma che Gesù alla fine non è un idealista e non è nemmeno un sognatore. Sa che c'è un grande spreco a monte di ogni buon raccolto. Ci sarà sempre uno spreco. Se noi chiediamo a un contadino, non tutti i semi portano frutto anche nella realtà. Per questo non si mette un semino nel buco, si mette un bel pugno nel buco. Tra i tanti semi, uno germoglierà. L'invito che Gesù ci fa è alla fiducia, è a continuare nella proclamazione del regno che Gesù ha iniziato, indipendentemente dagli insuccessi cui si andrà incontro. Sappiamolo già, ci saranno. Seminare comporta un atto di fede nel seme e nella terra. Tu non stai a guardare il seme da domani, non stai a guardare la terra, tu semini e basta. Bisogna avere fiducia anche e rispetto per il terreno dove va a finire, cioè verso chi accoglie la parola del Vangelo. Tu devi rispettare. E Gesù avvisa la comunità: siete chiamati a trasmettere il Vangelo, ma non fatevi illusioni. Su quattro terreni, solo uno, la parola di Dio, metterà radici e fruttificherà. Scusate. Il seminatore è un grande ottimista. Non ti lasciare scoraggiare. Spera che le pietre diventano molli. Spero che le spine lasciano spazio alle spighe. E spera che dalla strada spuntino piante di grano. Ricordati, te lo voglio ricordare. Il seminatore è un grande ottimista.
non lasciarti scoraggiare. Non siamo autorizzati a chiuderci in una cerchia di amici o di ben pensanti. Senti, me la faccio con questi perché mi trovo col pensiero. Perché Dio non ha preclusioni verso nessun tipo di persona. Quindi non ci chiudiamo in una sola cerchia. Ma dobbiamo tenerci aperti a qualsiasi persona. L'abbiamo visto nell'evangelizzazione. La parabola afferma che il rapporto tra seme e campo è uguale a quello tra parola e ascolto. Come il seme è fatto per la terra, così la parola è detta per l'intelligenza e la libertà dell'uomo. Egli non intende passare sulla testa di nessuno, ma intende attraversare il cuore di tutti. Cioè il Vangelo non serve a manipolare, ma serve a cambiare i cuori. Chiudo lasciandoti questo slogan, che te lo ripeterai. Quanti di voi vogliono avere successo? Quanti di voi vogliono avere successo? Se vuoi avere successo, è necessario che tu passi prima attraverso l'insuccesso. Quattro campi, tre insuccessi, un successo. Il successo passa attraverso l'insuccesso. Credo che il Signore ci abbia davvero incoraggiato questa sera, perché molto spesso noi vogliamo vedere il raccolto subito, no? E mettiamoci in piedi, facciamo una preghiera. Molto spesso, dicevo, vogliamo vedere il raccolto subito, ma la scrittura questa sera ci ha insegnato che abbiamo un quarto del successo, un solo quarto del successo. En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre. Una domanda che ti devi porre è: